Incredibilmente la Reggiana batte il Monza fuori casa per 2-1. La Reggiana quindi è la terza squadra di Serie B fino ad oggi, poi domani ci saranno altre partite, le ultime 4 di questi 32esimi a qualificarsi per i sedicesimi di Coppa Italia, quindi sicuramente un'ottima notizia per la Serie B, appunto la terza squadra dopo il Cittadella che anche lei ha vinto per 2-1 fuori casa contro l'Empoli e il Parma che invece ha vinto per 3-0 sempre fuori casa contro però il Bari, quindi l'unica sfida fino adesso tutta di Serie B. Appunto D'Ambrosio nel primo tempo hanno risposto Nardi e Cigarini da rigore, sicuramente una partita in cui la Reggiana non ha attaccato molto, non ha preoccupato molto in realtà il Monza, è stato un pochino più il Monza a fare la partita, però comunque la Reggiana ha dimostrato di saperci stare all'interno di questa partita, quindi è stata sicuramente un'ottima prestazione da parte della Reggiana che poi ovviamente dopo il gol del 2-1, anche se è arrivato negli ultimi appunto 5 minuti, poi si è difeso sempre come è giusto che sia ovviamente per una squadra di categoria inferiore che comunque era in vantaggio. D'altronde negli ultimi 5 minuti l'avrebbe fatto anche una squadra di Serie A appunto contro un'altra di categoria stessa. Comunque sono molto felice perché vuol dire che la Serie B sta iniziando a prendere comunque delle squadre importanti, nonostante già la scorsa stagione ce l'avesse, quest'anno comunque ha confermato di essere ancora un campionato ancora più competitivo perché comunque mi viene in mente che anche nella partita di questo pomeriggio, anzi nelle partite di questo pomeriggio, quella di Salernitana-Ternana e Cosenza-Sassuolo, comunque tutte e due le squadre di DB hanno fatto molto molto bene, perché appunto la Ternana ha perso solamente con un gol di differenza, il Cosenza per tre, però praticamente fino all'espulsione è stata in partita il Cosenza, fino a quando appunto è rimasto in 10. Poi secondo me era anche discutibile quel rosso, io non l'avrei dato onestamente perché secondo me quello non era fallo di mano. Comunque fatto sta che appunto il Cosenza ha fatto anche su un'ottima partita, meriti però adesso alla Reggiana che come ho detto ha passato il turno, è stata l'unica DB quest'oggi che ha passato il turno, anche il Como ha fatto un'ottima partita comunque perdendo solo 1-0 in un campo difficile come quello del Via del Mare di Lecce. E quindi ripeto, questa è sicuramente un'ottima cosa per la nostra B, che vuol dire che appunto quest'anno sarà ancora più competitivo rispetto all'anno scorso il campionato. E come ho detto, la Reggiana ha dimostrato di poterci stare in questa partita, ha dimostrato comunque di saper attaccare nel momento giusto e di sapersi muovere in campo bene. Anche il neoallenatore Nesta ha fatto una prova importante quest'oggi in vista del campionato, perché sì, ovviamente una partita di Coppa Italia c'era già stata per la Reggiana, vinta 6-3, se non sbaglio, appunto contro il Pescara nei preliminari, no, 6-2, 6-2. Vinta appunto contro il Pescara nei preliminari in casa, però diciamo quella era una partita un pochino più facile perché a parte all'inizio in cui il Pescara è andato in vantaggio per 2-0, poi è stato subito rimontato per 3-2 e nel secondo tempo sono stati fatti altri 3 gol dalla Reggiana, quindi questa era un attimino la partita un pochino più complicata che preparava il campionato, la sorpassata al meglio in allenatore Nesta, quindi felicissimo per lui perché vuol dire che sicuramente potrà fare bene in questo campionato con la Reggiana. Io mi aspetto grandi cose dalla Reggiana, quindi non solo una semplice salvezza, magari una salvezza molto molto tranquilla con magari un piazzamento nelle posizioni a sinistra della classifica. Forse sono io che mi aspetto un po' troppo, però comunque ha pur sempre battuto una squadra di A come il Monza, che l'anno scorso ha fatto comunque molto molto bene da neopromosse, quest'anno sicuramente credo che si potrà tranquillamente riconfermare. Pollice sul video, iscrizione al canale, fatemi sapere la vostra un commento ovviamente, vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate di queste tre squadre, se anche in B si riconfermeranno così, oppure se è stato semplicemente un caso qua in Coppa Italia e quindi appunto magari in B faranno leggermente peggio. O comunque manterranno le aspettative di inizio campionato e non magari delle migliori che ci siamo fatte appunto vedendo queste partite. Pollice in su al video, iscrizione al canale e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video.